La seduta è ripresa. Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, stava rispondendo. Prego. Ringrazio l'onorevole Faenzi per l'interrogazione che mi permette di fare chiarezza sulla situazione che si è venuta a creare nella zona di Scarlino. La nuova Solmina S.p.A., secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 3 aprile 2006-152, è un'installazione soggetta alla normativa IPCC relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, nonché all'autorizzazione integrata ambientale. Tale attività industriale, nel rispetto delle migliori tecniche possibili, deve includere tutte le misure necessarie atte a garantire la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento generato dallo stabilimento, assicurando il conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. La nuova Solmina S.p.A., in forza della vigente normativa in materia, ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente l'autorizzazione integrale ambientale per l'esercizio dell'installazione medesima alle condizioni riportate nel parere istruttorio. L'attuazione della prescrizione dell'AIA è stata verificata dall'autorità di controllo nell'ambito delle visite ispettive ordinate effettuate presso l'installazione stessa nel corso del 2014. L'ISPRA, all'esito di tali verifiche, ha segnalato la violazione di alcune prescrizioni dell'AIA, proponendo di diffidare il gestore. Il Ministero dell'Ambiente ha conseguentemente proceduto immediatamente alla diffida del gestore, informandone altresì la Procura della Repubblica di Grosseto, ove sono pendenti alcuni procedimenti penali. La valutazione della documentazione inviata dal gestore è stata effettuata da ISPRA, che ha evidenziato il superamento della non conformità. Con specifico riferimento alla qualità dell'aria, nella zona industriale si segnala che è stata rilevata da ARPAT nel periodo 2007-2014 con campagne di monitoraggio periodiche dal 2011 fino al 2014 in maniera continuativa. Nell'anno 2007 è stato effettuato uno studio di approfondimento sulla qualità dell'aria alla luce del quadro emissivo della zona industriale e delle ricadute nei territori proprio di Scarlino e Follonica. Dal 2010 la zona è anche sottoposta al monitoraggio della qualità dell'aria mediante due postazioni fisse, una proprio a Scarlino Scalo e una a Follonica, gestite dalle aziende del polo industriale di Scarlino. La qualità dell'aria è stata quindi sistematicamente monitorata sia prima che dopo l'adeguamento dell'insediamento ai limiti imposti dall'autorizzazione integrata ambientale. Al riguardo, l'ARPAT segnala che tutte le campagne di misura sul territorio, prima e dopo l'adeguamento delle emissioni di nuova Solmina ai limiti AIA, hanno sempre indicato il rispetto degli standard di qualità dell'aria. In ordine alle conseguenze epidemiologiche alla salute, l'Istituto Superiore di Sanità allo Stato ha evidenziato di essere solo a conoscenza delle considerazioni sullo stato di Elisabetta Chellini e sui relativi ricorsi al TAR del Comune di Follonica e del WWF Italia. Le conclusioni a cui perviene lo studio di Chellini evidenziano che nessuna delle patologie considerate fa osservare eccessi significativi di rischio, né viene evidenziato alcun cluster. La ringrazio. Adesso ha facoltà di replicare la deputata Faenzi. Chiedo per favore ai colleghi di abbassare il tono della voce perché... Prego. Ministro, le cose che lei ci ha detto noi le conoscevamo già. Di fatto non sono state ottemperate le prescrizioni AIA e di fatto più del doppio di anidride carbonica solforosa ed ossido di azoto sono andati in atmosfera. La qualità dell'aria viene misurata attraverso meccanismi, ma non su tutto il territorio, in alcune zone, tant'è che anche la relazione dell'ASL che abbiamo chiesto insieme alle commissioni ambientaliste che si sono molto battute per questo, hanno rilevato che i dati statistici non sono appropriati perché bisognerebbe guardare se le malattie che insorgono, e più o meno sono sempre le stesse, e non sono soltanto tumori, ma si parla anche di altre malattie, sono legate a zone